Stato contattato, diciamo, dalla M2 in questo caso, e mi hanno proposto questa cosa qui. Io qualche giorno prima ero con mia nipote a vedere dei cartoni animati e mi sarebbe piaciuto, ho pensato in quel momento che mi sarebbe piaciuto poter fare una cosa del genere, e poi è successo. È stato divertente perché naturalmente i cartoni animati sono parte di te, no? Da quando sei bambino che vedi i cartoni animati e ti immagini come potrebbe essere la tua voce in un cartone animato, o più che altro ti immagini tu dentro un cartone animato in primis. È stato molto divertente, è stato stimolante anche fare una cosa diversa e mi piacerebbe anche rifarlo. Il rilanciamento, comunque l'adattamento del pezzo, è stato fatto da Riccardo Cimino. Io l'ho cantato. È stato un bel momento anche perché lui è stato molto piacevole e quindi ci siamo trovati subito. Anche perché poi io stavo provando a cimentarmi con il testo, ma pensare che per i bambini, insomma, era complicato farlo anche in breve tempo, perché c'era veramente poco tempo per farlo. Quindi mi sono adattato a quello che aveva fatto e ci siamo trovati bene. Siamo riusciti anche a farlo in breve tempo, nel senso che mi è uscito molto velocemente questa cosa. Infatti, cioè, io un inizio di un'altra carriera, non diciamo, però. Credo che poi, se ti piace l'arte in generale, ti piacciono tante cose dell'arte, no? E secondo me il cinema è la cosa più alta, cioè, nel senso, tu col cinema puoi esprimere tutto, cioè, nel senso, puoi curare le musiche, puoi curare l'immagine, puoi curare qualsiasi aspetto di un'opera artistica. Ed è una cosa che mi ha sempre affascinato, da sempre. Poi mio padre pure faceva teatro, mia madre lo stesso, ha fatto teatro, io ho fatto teatro, insomma, sono stato abituato a fare queste cose, anche perché il teatro ti dà tanta disciplina di palco, ed è una cosa molto importante. Infatti un consiglio così spassionato per i musicisti, o comunque chi vuole fare il musicista, vuole stare su un palco, è fare teatro, fare workshop, mettersi anche alla prova in questo, nel senso che ti sblocca tante cose. Infatti quando ho deciso di dire sì, facciamolo, era proprio perché avevamo letto la storia e ci aveva convinto, anche perché c'era un'affinità ed era appunto un buon uno slancio per magari un bambino che vede una cosa del genere, si convince di questa cosa. Poi sono casi genitori, vedetevela voi. Io grazie a Dio ho avuto due genitori che mi hanno aiutato molto a fare questa cosa. In un primo momento c'era un po' di titubanza, sai, perché facevo punk hardcore, insomma, dicevano sì, ho capito, ma come va? Poi è successo quel che è successo, e quindi, però mi hanno sempre aiutato a realizzare questa cosa, anche perché anche loro lo fanno, quindi c'è lo stesso spirito. Però credo che messaggi del genere debbano essere mandati, anche perché ci sono un sacco di bambini, adesso soprattutto, sia una cosa adesso bellissima, è che su YouTube ci sono i tutorial di come imparare a suonare, e ci sono dei bambini che sono dei mostri, a 4 anni fanno delle robe pazzesche, cioè di chitarra, cioè delle cose, stanno diventando è strano, però stanno aumentando le loro capacità in una maniera spropositata. Quindi è un buon momento propizio. Poi è stato eletto Trump, quindi è un momento propizio per la musica rock, ecco, per la musica di andate, ecco, quello è importante. E in questo momento può essere sfruttata molto bene e può essere un messaggio molto positivo per chi lo ascolta, perché ti senti, cioè, se c'è un film così del genere che vedi da bambino, ti senti quasi protetto da queste immagini che hai da bambino, no? Io mi ricordo i cartoni che vedevo da bambino. Me li ricordo tuttora, cioè sono quelli che poi ti formano, no? Quindi sono contento di esserci anch'io nella formazione di un po' di bambini. Ho cominciato a suonare la chitarra a 20 anni, in realtà ho cominciato relativamente tardi, perché prima ci provavo, ma nell'adolescenza ero molto, cioè, volevo fare skate, cioè, sì, cantavo perché era la cosa più facile, non dovevi avere niente, nessuna cosa tra le mani, non avevo soldi per comprarmi una chitarra o le corde ogni 2 settimane, quindi a 20 anni invece ho detto no, vabbè, io adesso devo imparare a suonare, e ho imparato a suonare da solo. L'autodidatta fa sempre, cioè ci deve essere una base di teoria, ok, le prime cose, ma però essere autodidatta ti dà quella cosa in più, ma perché riesci a sviluppare il tuo modo di
E quello è fondamentale, fondamentale. Guarda, in America è stato molto particolare, cioè nel senso che l'America è come te l'aspetti, essenzialmente. Quello è già un effetto strano, nel senso che tu arrivi carico di wow, che cosa vedrò, e poi effettivamente vedi quello che hai sempre visto nei film, quindi non è che, cioè, è come ti, è la cosa strana è che ti senti a casa. Cioè, quando cammini ti senti in un posto che conosci, che hai sempre visto, e che e loro si comportano proprio così come sono nei film. Sai, a volte sembrano quasi forzate certe cose, no? Con gli atteggiamenti, invece loro sono proprio così. E quella è una cosa che ho imparato. Poi dopodiché è stato bello, i concerti sono stati molto belli, cioè nel senso essere da solo a New York, a Los Angeles, con la chitarra, appunto, tipo lui, è stato un momento abbastanza emozionante, cioè è stato molto emozionante, soprattutto al Whiskey a Go Go, che sapevo insomma chi c'era passato su quel palco, e esserci da solo era la cosa che mi ha... Però è stato molto bello. E poi dall'altro a Los Angeles abbiamo conosciuto Robert Funk, che è il produttore del film, preso benissimo, che ci portava birra in continuazione, e è stato anche lui molto, molto piacevole. Quindi diciamo che l'esperienza americana è stata abbastanza frenetica, perché ogni giorno abbiamo fatto robe, però è un ospizio che ci bisogna togliersi, nel senso che dopo che l'hai vista tante di quelle volte in TV eccetera, che quasi sei americano pure tu, vai a vedere questi Stati Uniti e ti accorgi, giusto per accorgerti dell'esistenza di questa nazione qui, esistono, e musicalmente sono molto avanti, cioè nel senso che magari peccano in tante cose, ma nella musica c'è religione, capito? Cioè il rispetto più assoluto dei musicisti e della musica, e quella mi ha fatto molto prendere bene, ed ero contento di essere lì e di suonare. E adesso invece tocca l'Italia, sì. Tocca poi, dai, cioè. Vedo l'ora che ho ricominciato. Dai, mi pare un po' del tour, tra l'altro c'è una tappa al Quirinetto, sì, il primo di dicembre, c'è la prima data del tour al Quirinetto. Quindi partirai da lì? Parto da lì e poi ci saranno tutte le varie, ci saranno Firenze, Torino, qui c'è Milano, c'è Senigallia, c'è Siena, Roncade, ce ne sono diverse, tutti a dicembre, e poi Natale, famiglia, cioè, però noi non vediamo l'ora, perché il live è la dimensione della musica che privilegiamo, diciamo, quello ci piace fare. Con live ti conquisti anche il pubblico, è giusto che te le conquisti con il live e non con altro. Per questo abbiamo anche aspettato e non ci siamo un attimo... Se non siamo stati disposti a fare certe cose perché abbiamo il nostro modo di pensare, la nostra filosofia, che va a prescindere dal percorso del talent, cioè tu il talent lo puoi fare come ti pare, poi quello che viene dopo fai come vuoi farlo, e noi lo vogliamo fare così, e così sarà.